Discorsi di benvenuto.
buonasera a tutti, benvenuti a tutti quanti. Io volevo fare un ringraziamento particolare a Veronica, che ci ha segnato della sua presenza direttamente da lei per fare la madrina a questa manifestazione. Grazie. E adesso chiamo il sindaco di Albareto, Davide Arturo. Colleghi sindaci, ai consiglieri regionali, alle rappresentanze della regione e della provincia, un saluto al presidente della fiera dei funghi del Albareto, Simone Bertorelli, e un ringraziamento a Veronica, madrina d'eccezione di questa giornata. Siamo giunti, come diceva, alla 20ª edizione, quindi tanto lavoro, tanti volontari che non dobbiamo mai smettere di ringraziare, perché senza di loro la fiera non esiste. E quindi vi chiedo un applauso anche per tutti i volontari delle nostre grandi rosse, che volentieri dalle piccole età fino a iniziative legate all'enogastronomia di un prodotto che lo fa la natura. Pensate, se oggi facessimo la fiera di qualsiasi prodotto che si produce, lo metteremmo qua, diremmo c'è, ce n'è, siamo tutti contenti e soddisfatti. Invece Albareto, Borgottaro lavorano su un progetto, tutta la Valtaro, di un prodotto che è ancora più difficile, insieme al consorzio, insieme alle fiere. Sono contento di dire anche che ho visto le due fiere insieme fare la presentazione, e questo è un altro importante passo avanti che avete fatto, che merita di essere riconosciuto, a cui dobbiamo dare anche validità. Finalmente partono anche finanziamenti europei per il futuro, che ci metteranno in condizione di vedere, di aiutare le fiere a poter avere aiuti e forze. Grazie, non posso che anch'io continuare con i ringraziamenti. Ringrazio in particolare il sindaco per l'invito a questa bellissima festa, un ringraziamento naturalmente agli organizzatori, a Veronica, rappresentante della provincia, e a tutti i sindaci, vedo che stasera sono tanti, e le altre istituzioni. È la prima volta che vengo qui ad Albareto a questa iniziativa e sono molto contenta di poter essere presente, perché veramente arrivando si respira una gran bella aria. I complimenti li devo fare anche alla vostra meravigliosa banda. Io l'ho detto molte volte da sindaco, ma insomma le feste in musica, e che hanno comunque così, che sanno davvero a lieta. Sia a Davide che a Simone, tanti sindaci così presenti, è una fiera dà il senso dell'importanza che questa fiera ha per tutto il territorio provinciale. All'inaugurazione, in conferenza stampa, vi ha detto una cosa bella, secondo me, che per la prima volta, dopo tanti anni, siamo riusciti a mettere insieme Borgottaro, Bredonia e Albareto in una presentazione unitaria su una serie di manifestazioni autunnali che vanno a coprire tutto, buona parte dell'inizio di autunno, sui prodotti del sottobosco, diciamo così. E credo che è bene far uscire dalla Valtaro il nome unico della Valtaro. Noi siamo una valle che ha anche una conformazione molto simile, quindi è bello che dopo tanti anni siamo riusciti a smussare le varie cose che ci sono state precedentemente per andare insieme a... e rappresentare a tutti. Grazie, buon pomeriggio a tutti della Fiera del Fungo di Albareto per questo invito a questa apertura così bella, così partecipata, così importante della 20ª edizione della Fiera di Albareto. Una partenza segnata, lo diceva bene Giampaolo poco fa, da una presenza di tanti sindaci, di tanti colleghi amministratori, di tanti rappresentanti autorevoli, di tante istituzioni che stanno a significare l'importanza per tutto il territorio di questo momento. Stanno a significare anche quanto il nostro territorio può spendersi e proporsi insieme. Il passaggio di pochi giorni fa che ha visto insieme la presentazione dell'autunno delle nostre valli verso l'esterno, guardando quindi soprattutto a cittadini e a territori che arrivino anche da lontano, perché le nostre peculiarità legate al fungo, ma legate anche all'ambiente naturale, ai nostri altri prodotti del territorio, ci rendono attrattivi e appetibili per un territorio, anche per, diciamo, luoghi più lontani e più distanti della platea locale. Quindi questa
bella apertura, credo che ci dà coraggio, ci dà anche un bel segno di passione da parte del comitato della fiera, dei volontari, ci dà come istituzioni anche uno sguardo a una collaborazione più ampia. Tra l'altro mi piace ricordare che qui abbiamo anche, oltre ai sindaci della Valtara e della Valceno, anche due rappresentanti delle amministrazioni di Pontremoli e di Zeri che ci onorano della loro presenza, fanno parte con i loro territori dell'area del fungo IGP, c'è il presidente del consorzio di tutela, c'è il presidente della fiera del fungo di Borgotaro. Ecco, credo che tutte queste presenze ci dicano che guardando al futuro, insieme, promuovendoci. Buonasera a tutti e benvenuti, prima di tutto. Mi fa piacere che siate così numerosi e parlando per ultimo è difficile cercare, ci lamento perché sono troppo alto, è difficile cercare di non ripetersi. Quindi quello che è emerso dalle parole di chi mi ha preceduto è, secondo me, può essere riassunto da un'unica parola: insieme. Secondo me insieme si può fare. E la nostra organizzazione, la nostra associazione ne è, secondo me, una piccola dimostrazione. In questi giorni ci sono state tante persone che hanno ruotato intorno a quest'area, tante persone a cui ho chiesto se potevano fare delle cose e ho chiesto dei favori, e nessuno mi ha mai detto no. E sono contento di questo e quasi emozionato nel dirlo, perché, come diceva Davide prima, andiamo dal bambino al pensionato, e sono tutte figure importanti, tutte, perché ognuno ha il suo compito all'interno dell'associazione e può dare il proprio contributo. Sono contento perché siamo riusciti a fare una presentazione in provincia uniti. Piccolo traguardo che abbiamo contribuito noi. Siamo partiti, è appena iniziata la 20ª edizione della Fiera Nazionale del Fungo Porcino d'Albareto, un traguardo importante, ma non solo un traguardo, un punto di partenza per continuare a migliorare ancora. Qui ad Albareto siamo riusciti anche quest'anno a realizzare questa importante manifestazione. L'impegno dei volontari è sempre tantissimo, sono volontari di ogni età, dal bambino al pensionato, che ognuno dà il proprio contributo, e questo è molto molto importante per la nostra realtà. Quest'anno avremo qualche appuntamento supplementare con la micologia per dare più risalto all'aspetto del principale protagonista della nostra manifestazione, il fungo porcino, qualche appuntamento enogastronomico, la collaborazione con ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno, e tante altre novità. Vi invito a venire ad Albareto nei prossimi 3 giorni. Vi aspettiamo!